Personaggio meraviglioso perché è una donna tutto tondo, una donna vera, reale ed è una donna a cui piace divertirsi. Naturalmente l'opera si chiama La Vedova Allegra, quindi giustamente deve essere molto allegro tutto quello che succede, però c'è anche una grossa dose di autoironia, di volersi anche un po' prendere in giro e prendere in giro l'ambiente parigino in cui lei si trova ad essere, si trova a vivere. Una donna che è diventata molto ricca all'improvviso, una donna semplice, quindi cerca di divertirsi il più possibile attraverso il denaro e attraverso i giochi di società, diciamo, dell'epoca. Un'operetta richiede un grandissimo lavoro sia di dizione, perché non soltanto cantiamo, ma parliamo, recitiamo, balliamo, quindi richiede un lavoro, se vogliamo, triplo rispetto al lavoro normale di un'opera. E questa non si può definire operetta nel vero senso del termine, perché c'è una grande musica sotto, quindi insomma i cantanti sono molto impegnati a tutto tondo. Dunque, Valenciennes è un personaggio molto brillante, vivace, una donna che sa quello che vuole, probabilmente era una ballerina che poi ha sposato il conte, quindi è entrata a far parte dell'alta società. Però non perde il gusto per la conquista nei confronti del sesso maschile, quindi a lei piace essere corteggiata, piace conquistare e le piace anche sfuggire, quindi è un gioco così, un gioco tipo il gatto e il topo. Ed è forse colei anche che in qualche modo risolve un po' tutta la faccenda, perché Anna Glavary, che è innamorata di Danilo, e Danilo ricambia questo sentimento, sia lei che lui sono resti a dichiararsi. E probabilmente grazie poi all'intervento di Valenciennes, involontario, tutto sommato, che viene sorpresa dentro un chiosco insieme al suo amante, e Anna Glavary, per aiutarla, perché lei sta per essere sorpresa dal marito, Valenciennes, insieme a questa amante, Anna Glavary arriva in soccorso, la sostituisce, quindi tutti pensano che lei, Anna, sia l'amante di Camillo, e questo lo pensa anche Danilo, il quale si ingelosisce e alla fine questo fa in modo che dichiari il suo amore ad Anna. Quindi diciamo che alla fine anche lei, anche Valenciennes, contribuisce a quest'unione, a quest'amore. Sì, è una furbetta, insomma, innamorata di questo giovane diplomatico francese, e tradisce il marito, un po' distratto, diciamo, dalle questioni di Stato. Valenciennes ha un ruolo molto, molto divertente, molto brillante, che a me fa molto piacere interpretare. È il mio debutto qui a San Carlo, in una situazione, appunto, una cornice molto, molto bella, e anche questa regia è nuova e molto elegante. Ed è un ruolo che offre molte possibilità, dalla danza alla recitazione, come poi avviene nelle operette. Questa però è un'operetta molto simile all'opera, perché ci sono molti duetti, per esempio tra Valenciennes e Camillo, sono molto lirici, molto belli. È un piacere veramente piacevole cantare qui in San Carlo, dove ho visto che questa Vedova Allegra anche è una operetta che la gente dicono che è un spettacolo più piccolo che l'opera verista o belcantista qualsiasi, e veramente ha bisogno di qualità, di musicalità, di qualità di voce, tessitura, anche la tessitura è più bassa, ma veramente
Hai bisogno di essere più attore, più così, giocare più con la voce, con la scena. E ho visto che Giuseppe Di Stefano, che è uno dei miei cantanti preferiti, sei stato qui a cantare anche La Vedova Allegra. E questo mi fa molto felice, perché io vengo di cantare Maria Stuarda e anche Bohème, che dopo farò Bohème a Maiorca. E questa è una sfida veramente per me, perché è una tessitura centrale, ma molto divertente, che ha bisogno anche della tecnica, perché se vieni cantando anche il Si naturale, se vieni cantando il Si naturale sotto, ma anche canto un La in aria, adesso ha bisogno di una vocalità importante. Abbiamo bisogno di danzare, abbiamo bisogno di crollare, di gridare, di parlare, che per me, per esempio, come spagnolo, come messicano, è veramente difficile, anche non parlo perfettamente l'italiano, ma intento di dare questa graziosità al personaggio, che l'importante è il personaggio, no? E ha bisogno di tutta una qualità, anche se questa è una operetta.